Allora, io così una piccola introduzione, perché tutti questi meravigliosi prodotti, sia le maschere per il viso, sia queste creme per il corpo, hanno dei colori e delle fragranze veramente meravigliosi, che sono, cioè proprio ti mettono di buon umore soltanto per la loro profumazione. E diciamo che possono essere utilizzate sia le maschere per il viso, sia le creme per il corpo. O proprio in maniera mirata per risolvere una determinata esigenza, oppure anche contemporaneamente per assolvere, diciamo, diverse soluzioni in una volta sola. Questo sia per il viso, per le maschere, sia anche per le creme corpo. E perché poi, in effetti, come si è detto anche prima, dipende un po' dalle esigenze di ognuno di noi, sia della nostra pelle, ad esempio per il viso, non tutte le zone, non tutte le aree del viso hanno le stesse problematiche. Quindi possiamo applicare una maschera diversa a seconda della zona e dell'esigenza di quel momento, di quel giorno anche, perché non tutti i giorni sono uguali. Magari un giorno abbiamo la pelle più stressata, più opaca e quindi dobbiamo rivitalizzare, illuminarla un po' di più di altre volte. Poi dipende anche da persona a persona, dall'età delle persone, perché ovviamente se magari vengono usati da dei ragazzi giovani, adolescenti, magari ecco loro, per loro sarebbe perfetto, oltre all'esfoliazione, che in generale ci vuole sempre, e anche la maschera purificante, come diceva prima la dottoressa Mulas, ma magari non quell'illuminante, perché loro già brillano di luce propria, ad esempio. E quindi questo per dire che il multimasking consente proprio di poter utilizzare e di poter mescolare diverse maschere contemporaneamente e in diverse aree a seconda delle esigenze. Quindi è veramente una bellissima opportunità, diciamo. E io stasera vi parlerò nello specifico della linea bianca, che è quella illuminante, e partirò appunto da la crema illuminante per il corpo, che diciamo ha quattro funzioni in una, perché sicuramente illumina, idrata, levica e rivitalizza proprio, perché contiene proprio un complesso illuminante a base della ciliegia, acerola e gli estratti di semi di chia bianca della Nutrilite, che rendono la pelle estremamente luminosa e rinnovata. E questa crema ha una consistenza molto, molto ricca e cremosa e è leggermente brillante proprio, si assorbe molto in fretta e svolge proprio un effetto rigenerante perché va a levigare, diciamo, la grana, la superficie della pelle e la rende più uniforme e luminosa. E oltretutto ravviva anche l'abbronzatura, perché a volte succede, no? Quando si è abbronzati, che però verso sul finire dell'estate l'abbronzatura perde un po' della sua brillantezza, quindi un po' opaca, un po' spenta, e grazie a questa crema si ravviva notevolmente. E poi anche, non so, per delle serate speciali in cui si vuole essere un po' più luminosi, è perfetta. E al suo interno contiene anche l'olio di enagra, che è appunto ricco di omega 3 e che insieme ai semi di chia bianca nutrono tantissimo la pelle e rafforzano proprio quella che è la naturale barriera protettiva della nostra pelle. E poi sempre la ciliegia acerola neutralizza tutti quelli che sono i radicali liberi e le sostanze inquinanti, che purtroppo spesso rendono opaca la nostra pelle. E questa crema, come si è detto anche prima, ovviamente va applicata dal collo in giù, in particolare magari nelle zone in cui la pelle è un po' più spenta, ma in tutto il corpo, e comunque l'effetto è veramente bellissimo. Questa profumazione poi molto, cioè la fragranza di bergamotto, di miele, quindi è veramente molto piacevole quando viene applicata. E così come anche la maschera illuminante per il viso, che
diciamo aiuta proprio ad avere una pelle molto più radiosa, splendente, luminosa, e far perdere un po' l'aria stressata che spesso magari si può avere, e toglie soprattutto l'opacità della pelle grazie proprio alla presenza di grani loffa naturali, e che tolgono diciamo le cellule morte, lo strato più opaco della pelle, la rivitalizzano, e quindi anche il tono della pelle risulta sicuramente molto più uniforme, con più vitalità. E anche qui ci sono l'estratto dei semi di chia bianchi, che rinforzano proprio la barriera naturale della pelle. Come va applicata? Con le dita asciutte sulla pelle ben detersa e ancora un po' umida, si mette questa crema bianca, si lascia agire per 7 minuti e dopodiché si massaggia e si toglie con l'acqua calda. E si può utilizzare 2 o 3 volte alla settimana, magari saltando un giorno da un'applicazione all'altra, e poi è ideale per tutto il viso. È ovvio che nel momento in cui uno magari decide di fare una multimasking, allora può scegliere le zone, no, su cui applicarle. Magari ecco la rassodante, si diceva prima, nella parte della mandibola, del mento, del collo, anche il décolleté. Questa illuminante io ad esempio la vedo molto nella parte degli zigomi, oppure non so, della fronte, dipende se poi uno applica contemporaneamente anche quelli idratanti, però a seconda appunto delle esigenze si può giocare anche con queste maschere. Veramente l'effetto è molto molto bello. Silvia, chiedono perché con acqua calda. Beh, sicuramente perché viene via più facilmente. Sì, io almeno con l'acqua calda vedo che velocemente viene via. Sì. Ok, grazie. E a questo prego, io a questo punto passerei la parola alla mia amica Giulia. Grazie a tutti. Grazie Silvia. Prego, a voi.